Bisogna rilanciare una grande politica del trasporto, bisogna rimettere al centro dell'agenda politica le questioni che riguardano il trasporto pubblico locale, rilanciare gli investimenti, rilanciare una politica dell'intermodalità, recuperare risorse laddove c'è un grande spreco, fare una grande operazione di recupero del Cotra, un'azienda spremuta da una cattiva amministrazione soprattutto in questi ultimi 4 anni. Insomma, bisogna rilanciare soprattutto una filosofia e poi tante piccole grandi azioni che serviranno per rimettere al centro un trasporto migliore, fondamentale per avere una qualità della vita migliore nei prossimi anni. Innanzitutto bisogna mantenerlo il trasporto pubblico, l'impegno del PD è impegnarci affinché si volti veramente pagina da questo sfascio della destra che ereditiamo sia nelle politiche regionali dove sono stati affogati di debiti con una politica aziendale inesistente, che si collega poi ai mancati trasferimenti a Roma per una gestione romana che ha visto il cambio di 4 amministratori delegati dell'azienda dei trasporti più importanti, 6 presidenti, un debito di 210 milioni. Sono state lesionate le aziende del trasporto pubblico più importante d'Italia, serve adesso una cura da cavallo che rimetta al centro gli interessi degli utenti che devono tornare a coincidere con quelli dei lavoratori, che si scelga un management all'altezza della situazione e che ci siano nelle assemblee elettive e nelle assemblee legislative persone capaci di ritornare ad affrontare questo tema. Bisogna voltare pagina e persone come Massimiliano Valeriani che si sono impegnate, hanno difeso il principio del trasporto pubblico dei lavoratori, dei dipendenti, dell'assetto societario in Campidoglio, oggi portano la loro competenza in questa grande sfida che Nicola Zingaretti guida contro la vecchia minestra che la destra ci ripropone, perché ci ripropone Storace. Massimiliano Valeriani è un politico e un amministratore capace, nonostante la sua giovane età io credo che sia una persona, diciamo, che può, come fu negli anni 90 con noi, con me e Tocci, affrontare questa vera emergenza. Vedo una ripresa di voglia di partecipare e una voglia di incidere. Penso che le persone sappiano qual è la posta in gioco, sappiano qual è l'importanza di questo voto il 24 e il 25, che non sarà soltanto per scegliere un nuovo presidente della regione, che credo sarà sicuramente Nicola Zingaretti, ma la partita è anche più grande. Chiudere 20 anni di berlusconismo, dare una risposta e una via d'uscita a questo paese che da molto tempo è un po' diverso da tutti gli altri, e quindi ho l'impressione che i cittadini capiranno molto bene qual è quello che si dovrà fare. C'è qualcuno che sta tentando fino all'ultimo di giocare per il pareggio, per l'ingovernabilità. Io penso che i cittadini ci daranno la mano.